Va. Oh no, Smerden Ring. Ha skippato tutti i loghi, è andato direttamente al titolo. Ma da quando lo fa? Allora, questa dopo. Stai vincendo? No, Gonboni. Che cazzo di domanda di merda fai? Ho appena avviato il gioco, Gonboni. Non ho ancora combattuto nessuno, Gonboni. Ma insomma, Gonboni, insomma, c'è Lovov, c'è Lovov, Gonboni, guarda. Ciao, Axelino. Dai, vediamo ste zone nuove. Ste ville nuove. No, no, Gonboni, non andare. I pottini, Gonboni, aia. No, c'è l'acqua malvagia. L'acqua malvagia no. Guardala, i pottini malvagi. E dov'è che bisogna fare il critico ai topi che non me lo prende? Esploro, sto esplorando con Boni, guardami, sei orgoglioso di me. Guatta! Ho potinato il poto. Fai male. Niente, quelli piccoli non li prende. No, non essere terrorizzato, Gonboni. Così imparano ad essere malvagi, visto, Gonboni, li ho purificati. Ora sono dei pottini bravi. Sentili che fanno squisqui. No, essere pottini no, essere pottini cattivi. No, Cornina, no, scappiamo. C'è Cornina, Gonboni, presto. Prendi la bici, Gonboni, andiamo via. E niente. Scappa, Gonboni, scappa. Cornina calma, non ho ancora mica... Sì, ho capito, ma non ci sono nemici in questa zona. Ma che è? I topi, davvero? E basta, insomma. Siamo arrivati a un checkpoint senza trovare nessuno. Mangia il panino. I messaggi cosa dicono? Combattere fuori discussione. No... Attendi con calma il momento giusto. C'è qualcuno lì, in effetti. Accovacciati nel sottobosco. Ma perché mi one shotta quel coso? Cazzo. Ah, non l'ho hitto. Ecco perché combattere è fuori questione. Ma è tipo uno spirito. Ci sarà qualcuno che lo controlla, Gonboni. No, Bloodborne no.
sono le sue spie quelle. Pensavo fossero robe da distruggere. È lo stealth. Guardalo, mi vede da lì. Addirittura. Oh mio Dio. Sta arrivando. Mi sta ancora seguendo. No, no, non perdere la speranza. Ok, ha perso la speranza lui. Ma picchialo, ma cosa picchialo, Cornina, che non gli faccio danno? Non hai visto che non lo colpivo e non perdeva vita? Ma Cornina, ma eri qua 2 secondi fa? Ma Cornina, ma insomma! Ma allora, ma io perché sto streamando? Ma Cornina... No, è pieno! Pieno e sono tutti molto cattivi. Sento anche i potini. Male i potini qui, male. Poi non c'è il cazzo di niente. Dovrebbe essere un checkpoint qui da qualche parte, dai. Beh, non in mezzo alla merda, magari, però. Tipo qua uno io l'avrei messo. Sì, sì. Se ne usano 10, esatto, eccolo lì. Mi chiedo come posso colpire quelle merdine, però. Sembrava un'arena da boss fight questa, devo essere onesto. Perché? Ma la capra? Che zoccola! Vaffanculo. È la palude di Onigafuchi questa, ho capito. Sì, sì. Le caprette fanno au au au.
E trovi il cadavere di Satoshi. No, non è vero, non è lì. Non c'è mai finito nessuno in quella palude, in realtà. La palude è come la vecchia, esatto. Insetto bruma lanterna. What? Cos'era, un parassita del topo? Ah! Dai, pottini! Picchiano, eh. Fanno male, eh. Picchiano tantissimo. Calma, eh. Ricettario dell'artigiano Polle. No, non era sano. Guarda, no! Aia! Che carini, mi hanno ridato le ampolle. Andiamo di qua allora. Ma non potevo andare di qua, o sì? Oh! Chi è quello? Signori? Hello? Oh no, vi conosco già voi. Sono quei cosi rossi. No, gli occhi di Yellowg. E io che pensavo fossero andati perduti per sempre. Incredibile, ancora ce n'erano. Fava. Troppo alto, eh.
pieno di gente strana qui. Grazie Cornina. Ci sono le profondità qui. No, il ricettario dell'artigiano non sano. 2. E qua? Le profondità più profondità. L'abisso dell'abisso. Da dove anche un Gomboni un giorno si avventurò e disse... Cosa disse? Starà a noi scoprirlo cosa vide Gomboni quel giorno in questo posto. Cavallo giustamente ha detto puppa. Sta tornando al lago, vero? Dove siamo già stati? No, non è vero, è un altro lago. C'è un video di Savan su cosa disse Gomboni, esatto. Cosa sono quei cazzi? Corvi? Uccelli? Sono finti? No, sono veri? No, ma sono cadaveri, non sono uccelli. Questo? Cornina, con quei tizi, se non evochi Soler, fai prima a non giocare proprio, io te l'ho già detto, cioè non ti puoi sperare di batterlo da sola nella prima run, quelli là. Calma, Cornina, che c'è Midra. Credo. Avevo caduto il pomeriggio. Mi dica. Sì. Non avvicinarti alla follia se non vuoi soccombere. Sì, ma non si apre. Signor Midra, ha la chiave? Vabbè. Ce ne sarà un muro invisibile? Il quadro. Oh no, la pagina di diario che andrò subito a leggere per capire la lore.
Sto andando, sto aprendo. Vado a leggere, lo leggo tutto. Interessante. Aia. Aia. Che stregoneria è mai questa? È l'apaxia. Che headshot che ho fatto. Oh, a caso c'è una fiammetta che si sposta, che fa robe. Oh no, è Pino. Ok, questo mi pare fosse abbastanza stronzetto. Mi pare che non si possa neanche backstabbare, infatti. Oddio, il movimento c'era del backstab. No, gli succhiotti non desiderati, Però ammetto che verso la fine cominciavo a desiderarlo. Una lava. Cosa ha fatto? Dove? Perché? No, Nightino, perché? Perché mi vuoi rovinare la giornata? Scherzo, me l'hanno già rovinata la giornata, dimmi pure, Nightino. Non ho forse subito abbastanza, sono io questo. Illustre Midra, non so, non so manco che cazzo è. Chi è? Ah, sei tu. Ehi. Era lui che buttava i caccolotti sopra il tavolo. Che porco malefico. Sì, ho capito, però è la paxia. No, merda. E io passo per di qua. Fiamma della frenesia crescente. Perché cresce? Fra questo e Lord of the Ring cosa consiglieresti? Ma che cazzo di domanda è? Ma in che senso? Ma cosa vuol dire? Ma come ha fatto la tua mente a fare un collegamento del genere? Ah, Lord of the Fallen, ok. Figa, mi stavi per confrontare una trilogia di film e libri con un gioco. Ah, vabbè, questo è meglio, Lord of the Fallen, per l'amor di Dio. Sono i creatori originali di questo gameplay. Si facessero battere da qualche nabbetto che ci prova, sarebbe un po' grave. Merda, pieno di potini, buchi. Il
liquidina che missa soprattutto. La Madonna, non si vede un cazzo. Io ho tolto anche la torcia. No, il ricettario 3. Incredibile come li sto trovando tutti quanti in ordine pure. Vabbè. No. Topino, ma porca puttana, ma fatti i cazzi tuoi mentre uccido tua mamma, madonna. Mamma, virgola, madonna, non era... No. Il buco lì non me l'aspettavo, che colpo basso. Ma chi sei tu? Ma non c'eri poco fa? Non sono passato per di qua, quindi? No, le sfuriate proprio adesso. È riuscito a passare la porta! Che culo. Allora, con calma. Perché mi stai picchiando? Ti ho fatto qualcosa? Non mi pare. Non ha il backstab, ok, confermato. Liquidina smira. Non mi resta che far così, se no siamo qui anni. Via! Com'è che non l'ho incrociato prima questo tizio? Penso che siamo stati qua. Ah, vi ho sporcato i piatti. In questo posto bello pulito. Allora, chi è? Ciao Alessione. Wow! Vieni. Sei veramente sicuro di volerlo fare? Bam! Il corno tenero dorato, la cornina. La cornina tenera drogata, dorata. Devo andare proprio lì. Ma sarà saggio andare giù di qua, siamo sicuri? Siamo sì, perché non posso essere stato qui. Ma ha attaccato il colpo dall'alto, ma è pazzo, ma in che mondo si può succedere sta roba qui? La uva dilatata. Chissà perché l'hanno dilatata. No. Sono timido, non mi lanciare quelle cose. Oh, c'era la scala lì. A posto qua. Aprire.
c'era la porta che avevamo visto chiusa prima? Sì, mi sa che la struttura è quella, esatto, ok. Ah! Mettila, non si fa, fai male alle persone. Ecco, un'altra cornina. Sì, ma la spada lunga non ha dei veri vantaggi in questo gioco. A parte contro gli NPC. La spada lunga è ottima solo con gli NPC, tutto il resto è un'arma di merda. Che è veloce, ma non è la più veloce. Ci sono armi più veloci a una mano che fanno molto più danno di questa spada del cazzo. Allora, io come faccio ad arrivare lì? A me piaceva la Murakumo. Murakumo è stato il mio altro amore dopo la spada lunga. Murakumo è forte, quello sì. Non credo nemmeno di averla mai trovata in questo gioco. Murakumo sarà sui spadoni ricurvi, grossi. Ma manco esisterà, l'ho missata io. Dovrebbe essere tipo queste. No, la devo aver missata, impossibile non l'abbiano messa. Sì, ma con Tronstein e Ciccio Bello non... Poco fa, Cornina, non è quella la soluzione. No, non ce l'ho. Forse se l'avessi trovata in questo gioco l'avrei cambiata l'arma a un certo punto, avrei usato quella. Molto probabile. Avrei detto, no ragazzi, la Murakumo, usiamo la Murakumo. E avrei tolto la spada lunga e avrei messo la Murakumo. L'unica arma che poteva farmi cambiare la spada lunga, non l'ho mai trovata. Sì, vabbè, c'è gente che si fa 10 personaggi al giorno, quello si lamenta per un save cancellato. Come arrivo lì? Cosa mi sfugge? Non ci posso arrivare là. E adesso? Mica ci sono piattaforme invisibili, vero? Impazzisco. Vai a torcio. Ma è un'arma questa? Vabbè. Farà luce lo stesso. Ti ho attaccato personalmente. Axelino, perché non capisco? Cosa mi sta sfuggendo? Se vado sotto di qua, non mi
cambia un cazzo. Una leva. Mi fanno male. Perché mi fanno male? Ma questa l'ho scoperta per puro culo, eh. Ho capito, come hai fatto a dimenticarti che la leva era dietro un muro invisibile, Axelino, ma insomma... Sembra una roba un po' difficile da dimenticare. Mannaggia. È l'ora di far 10 personaggi anche nel DLC, forza. La torcia di Nanaia, basta, voglio la torcia di Nanaia, visto che è una torcia. Eccola. La mitica torcia di Nanaia. Guarda quanta luce. Ah, fa anche sta roba? Ma io la volevo solo per la luce, frega cazzi che fa le fiamme. Com'è che si facevano gli attacchi dall'alto? Ah! Merda, meglio prima uccidere Ciccio qui. Anche se Ciccio in realtà dovresti essere tu. Vai con gomboni lì sotto. Vattene con gomboni! Ma nemmeno mi ci arrivi a colpirmi, cazzo! Aia. Ma scusa, ma... Com'è possibile che esiste questo passaggio qua dietro? L'ha sbloccata la libreria? Quindi non occorreva per forza saltare dall'alto. Uffa. Però non avrei trovato la torcia di Nanaia. Che fa la pazzia. Vabbè, io ho perso il save di Demon Soul dove avevo platinato il gioco. Dove avevo trovato la pietra lama pura. Vuoi mettere? L'ho perso perché non sapevo che... Cioè, ai tempi il salvataggio di Demon's Souls non si poteva copiare perché non esisteva il PlayStation Plus. Quindi quando mi si ruppe la prima PlayStation 3 non riuscii a salvare quel salvataggio. Che non si possono copiare i salvataggi dei Souls. Dovetti dire addio a quel personaggio di mia volontà. Cioè, dovetti proprio premere il grilletto. Non c'era modo. PlayStation Plus arrivò solo anni dopo.
Che problemi ha quel tizio che da prima che urla? Vabbè, queste anime le perdiamo, dai, non posso salvarle, troppo poche. Bondi. Ma che ca... Ma perché devi far così? Ma voglio dire, ma insomma, ma ti sei visto? Sto per uccidere, eh. Vita. Ma mi hai attaccato tu! No, guarda che non si toglie così, la potevi prendere dal lato. No, come Nanaya? Ho la sua torcia. Mi sa che lo devi tirare fuori dall'altra parte. Oppure no. No, è l'incarnazione della Paxia. Sia come se piovesse. Sta letteralmente piovendo, in effetti. Ah! Ouch. Cosa ha due vite, lo vedo lontano un miglio che c'ha due vite. E dai. Allora. Picchia con la manina, eh. Fa danno anche se paro. Uno, due, tre e basta. L'occhio di Sauron.
Canonica. No, devo rifare ogni volta anche lui. E due coglioni. Vedi come agli NPC dà fastidio la spada lunga, non gli fa fare un cazzo. Sì, io so. Con la manina. Mi fa ridere con la manina. Ah! Gira. Allora le hai combo da 4. Vabbè. Pugnalo. Non ho ancora visto i punti ciechi per fare i colpi caricati. Dove sei andata, liquidina? Dai. Bastardo di merda. In questo gioco sarò sempre forte quanto una merdina, inutile. Mo non la fa, adesso lo fa. Bastardo che non sei altro. Non ha rollato. Niente, oh. Ma com'è possibile che ti becca con qualsiasi cosa fa? Ancora. Vabbè. Molto fastidioso.
depths of your foolish... Ancora. Dai. Ah. Quanti critici avevo fatto per stunarlo? 3, vero? 4? No! Dai, mi mangia, mi fa cose. No, non puoi anche impazzire, dai, credo sia illegale. Ok, non lo colpisco con i colpi caricati, non serve un cazzo. Fai in tempo ad uccidermi. Niente, una fiaschetta mi va via per sempre, cioè non si può evitare. The depths of you. Posso allontanare, ma... Vabbè, sì, in effetti non ha senso. Ho capito, però che cazzo! No, sta roba che devo uccidere ogni volta l'omino mi sta veramente sui coglioni. Mi sta proprio martellando le palle. E ogni volta per riaffrontarlo devo uccidere sto pezzo di merda. E ora è impazzito anche in anticipo, madonna, impazzisco io adesso. Dai, adesso sono tre. Mi confonde il moveset di sto coso. Mi ha rotto il culo già lui, figurati.
Dai, non fare così. Niente. Madonna, che panna. No! Non t'azzardare a diventare più violento, eh! La paxia! Ma che cazzo ti urli? Vabbè, dai. Ho detto uno lo schivo, gli altri riparo, dai, niente. Totalmente impossibile da parare. The depths of your... Ah. Madonna, che palle per mezzo secondo ogni volta! Lo odio. Madonna, lo odio sto coso.
Lo odio, mi è proprio snervante sto boss. È fastidioso, è fastidioso. Ciao, Christian. Zitto. Il mio cazzo è apprezzato, non sto boss. Perché avrebbe dovuto far così? Più stamina. Far cose strane, eh. Sta facendo cose strane, ragazzi. È passato. Madonna, mi ha missato per bontà divina. Cosa fa? È esploso tutto, ragazzi. Ah, è vero che faceva sta roba. Posso curarmi? Grazie. Perché? Perché mi hai preso? No! Ok, no, non credo abbia due vite questo boss. È troppo incasinato in sta seconda fase. Spara cazzi dappertutto. The depths of your foolish... Non c'era un cazzo in questa zona, era vuotissima la zona per arrivare a lui. Dici che lo posso rollare? No. No che spara, no che spara, no che spara. Non ha sparato, quella era un'altra cosa, molto cattiva anche. Niente, mi ha fermato. Ho capito però.
Ma sta roba, porca puttana, ti colpisce anche se rolli da tutt'altra parte, in tutt'altra direzione. Ma insomma... Depths of your food. Come non sei stunnato? Quando vuoi tu attacchi più veloce, a volte vai più lento. A volte arriva prima Gomboni. E ogni volta che mi manca un colpo per stunarlo fa sta troiata. Bravo, hai fatto il laserone. Mi uccide di pazzia. C'era bisogno di far così. Così. Donna sto colpo. Dovevi andare all'altra fase, bastardo! Ma l'opera... che fa? Ancora mosse nuove, tira fuori. Vabbè.
pure questa era nuova. Ai ai. Ma sei serio? Ma fatti picchiare, stai buono! Si muove pure. Proprio sto attacco doveva fare. Uffa. The depths of your... Ma che ca... Ovvio, una volta che ero sparato avanti tutto convinto, mi sembra giusto che tira fuori una mossa dove mi one shot. Ti pare? Giusto così. The depths of your... Cristian, vuoi vedere cosa ti ammazzo adesso? È schizzato avanti fino adesso dopo quei due colpi, ma non l'ha fatto. Ma che cazzo? Madonna, che palle.
Madonna, ma è venuto lontanissimo stavolta, è normale, lo può fare? È legale? No! Dai, l'ho vista una volta sola sta roba. Non era neanche quella, era un'altra ancora. Ma te lo dà il tempo per curarti, sto stronzo! Madonna! Eccola. Ma come? Ma l'ho sempre schivato fino adesso così? E ha sempre funzionato! Vabbè. Non ci fosse sta puttanata di uccidere sto coglione prima. Vabbè. Perché l'ha rifatto? Ancora. Madonna. Mo l'ha schivato. Una volta riesco a rollare in tempo qui. Ma non lo vedo nemmeno! Che panne. Non mi serve un cazzo avere il fast roll con sto boss però, eh. Vabbè. Ah.
Madonna. Christian, cosa nel nostro passato in comune ti fa pensare che io stia utilizzando un amuleto che aumenta la possibilità di stunnarlo? Vabbè, se gli do due colpi si destunna subito. Ma what? Ma il tempo di rollarlo, questo. Basta con sto pugnale di merda! No, pensavo... No! Sono sopravvissuto. Mi fa curare? Sì. Non è vero. Ho fatto finta di darmi il tempo. Ormai va di moda andare in seconda fase a tre quarti di vita e non più a metà, però, eh. T'azzardà a toccarmi con quella tua spada di merda, eh.
pazzo, cazzo. Amina. No, non lo devo parare. Signore della fiamma e della frenesia, del giorno della luna nuova, del mese del castoro. Mi darà. No! Mi fa le pernacchiette sulla corazza. Cattrolla. Ti odio. Missione. Basta. Niente, gli è andato via. Madonna, meriti di morire, liquidina. Fai schifo al cazzo, fai. Brutta stronza malvagia. Tu e i tuoi affondi che vanno a vuoto a 2 centimetri di distanza. Impazzisco quando fa così. Impazzisco. The depths of your fault. Basta. Preso, eh? Ce l'ha fatta. Ha spammato mosse del cazzo.
Niente, ogni volta penso che faccia la palla, invece fa sta roba di merda. Basta. Non ho mica capito che sta facendo. Ah, sta lotteando. Ho fatto cacare. Meriteresti di uccidermi, cazzo, per aver fatto così cacare. No, proprio adesso. No, eh. Pensavo peggio, Pensavo avesse qualche altra mossa del cazzo verso un quartino di vita. Serve stamina qui. Centoventiquattromila. Oddio. Eh sì, eh. La matematica. Vabbè, non. Se toglievano quella puttanata a inizio battaglia era meglio. Però dai, non era neanche così bruttissimo. Mi ha sbloccato nuove zone, più che altro, no? Basta, devo uscire da qua.
Ma l'albero che mi dicevi tu, Axelino, è in sta zona? O è da un'altra parte? Da un'altra parte, ok. Ci sono altri boss intelligenti in questo, in questa zona. Per arrivarci devi fare molte altre cose. Porca troia. Allora me lo tengo. Ce lo teniamo per una live dove posso startare presto. Ah, ho finito qui? Davvero? Era lui il boss della zona inquietante? Qua non c'è niente? C'è una struttura qua, volevo vedere questa. Cornina calma, eh. Se non fossi stato convinto che quel boss avesse avuto una seconda vita, mi sarei concentrato prima a fare quella. Invece cercavo di lasciarla perché ero sicuro avesse una seconda vita. Invece no. Invece Cornina mi ha mentito. Maledetta Cornina, mannaggia. Faccio prima però a trasportarmi qui magari. Cornina, tu sei sempre patatina, non ti permettere mai più. Vergogna, 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 vergogna. Vergogna anche tu. Hai dato un bacino a Ornstein oggi, Cornina? Gli hai detto che i GVB? Lo hai detto, Cornina? E ho ben 5 testimoni. Gomboni, Gomobni, Gomvoni, Bongoni. E questo potino. Ecco, adesso hai soltanto 4 testimoni da scovare e uccidere, Cornina. Sì, ho capito, ma anche sta zona molto bella e suggestiva, ma non c'è un cazzo, a parte la parte con i nemici immortali, che è durata quanto un gatto in autostrada, però. Figa, quanta roba sprecata. Il boss della zona era un uomo con la testa di luce, no, che paura. Molto horror. Pazzisco, eh. Ho tutto il DLC così, impazzisco. No, i frammenti di Axelino. In effetti qua ci dovevo andare prima, allora. Davvero? Pensavo di averne già uno. Allora, ecco, abbiamo finito. Così mi dissero. Dobbiamo fare la Costa Cerulea adesso. C'era un drago, mi ricordo che c'era un drago.
Magari c'è anche altro. Chi è il boss della Costa Acerola? Chi è il capo da queste parti? Chi è che comanda qui? Tu? Oppure tu? Oppure tu? Guarda il drago lì che mi cerca. Draghetto. Hello. Che c'è? Non ho fatto niente, è stata cornina. Far nulla al mio scudo, puttanella. Cosa ti ho appena detto? Bravo, vola via. Come il codardo che sei. Ah! Quindi è questa la tua risposta? Però. Ma come mi ha preso che ho drollato? Vabbè. Alla punta della penisola sud, trovi un buco e ti ci butti. Ah, non in quel senso? Ah, ok. Però questo drago deve morire. Ha offeso l'onore del mio scudo. Ah, perché fai quelle onde d'urto del cazzo, per quello mi hai preso. Now it make more sense. Fatta. Perché? Così tanto? Hai ucciso anche qualcos'altro, cosa vuol dire? Ha sparato dalla pancia. Sono mine? Hai minato? No, ragazzi, non vi sembra l'ora? Siate onesti. Ecco.
bastardi resuscitano pure. Ho capito, ma ne stai un po' approfittando, bastardo. Fa, aia. Cazzo, hai ucciso? E mi ha preso. Dai. Oh no, aspetta, la conosco questa cosa. Ah, non pensavo fosse così a diffusione. Che culo, ho ucciso un mob che mi ha dato una fiaschetta. Cazzo. Non è rimasto più nulla da uccidere qui attorno, mi dispiace. Ah, hai finito. Madonna, che palle. Siamo tutti molto stanchi, dai, su. Basta allontanarti! Madonna! Non era potente. Allora, penisola sud. Qua, ma non c'ero già andato qua, non avevamo visto niente. Fornina, perché mi istighi al suicidio? Guarda che non si può fare, è illegale in molti paesi. Non sono mai riuscito ad arrivare lì. C'era un muro a un certo punto. C'è anche Gomboni lì. Per fare qualcosa di molto brutto Gomboni. Oh cazzo. Anche i cazzi di Gomboni. Hai finito di far ste cagate? È pronto anche senza fiaschette, bastardo. Ho
poi muoio, però ti affronto. Dai, stunnati, fai il bravo. Madonna. Da quando hai una spada? Dove l'hai presa? No. Ah. Visto, ho guadagnato fiasche uccidendolo. Siamo venuti a prendere la mappa e basta. No, ero andato anche fino in fondo qua. Sì. Sono arrivato qua e basta. Non ho più capito un cazzo. Che devo fare qui? Ah, ma proseguo per di qua? Aia. Costeggio? Anche perché non andava da nessuna parte quel coso. Che coglione. Si vede che avevo sonno. Dopo 6 ore di radar pensavo ci fosse un ponte lungo lì. Che? Cos'è? C'era rumore di schifo. Questo è il buco? Ma devo scendere con cautela. Yeah. Ah, le gelatine. Ah, ste robe qua, mica l'ho visto. Vedo una luce. È Cornina che mi sta guidando. Arrivo, Cornina. Resisti, vengo a salvarti. Guarda le fiamme, guarda, fai luce, cazzo. Cornina, dove sei? La faglia dei sarcofagi di pietra, ragazzi. Mamma mia, ma dove vi porto, va? Va, dove che vi porto? E vai, in che posti che vi porto? Dopo dite che non vi porto mai da nessuna parte. No! Perché non sono morto? Non credo funzioni così la fisica, eh. Madonna.
Madonna come sono diventati scarsi questi. Si vede che mi sono potenziato in sto DLC comunque, eh. Soprattutto che non ho cambiato equipaggiamento. Oi. Quale squadra Venezia, ragazzi? Non so un cazzo io di quello che state dicendo. Da prima che mi scrivete dello squalo a Venezia. È pieno di squali a Venezia, ma non sono dentro l'acqua, sono un pochino più fuori. Ma c'è ancora il porco qui. Che ci sono ancora i messaggi del porco? Sempre tre. Ma vai a fare in culo. Ma no, non li posso neanche uccidere questi. Mi sento triste adesso. No, lo conosco il vostro punto. Merda, non lo posso evocare. Finita, ragazzi. Ora voleranno. Oppure no. No, i bruchi di pietra. Grande ritorno, nemici e molto amati. A posto. Adesso è diventato un cumulo di stronzi rotolanti. Non farlo volare. Questi rimpiangere queste parole? Quali delle tante? Ne ho di parole che rimpiango. Basta! Oh! Brutto bruco di merda. Mio Dio, ma è pieno. Esplodono pure, fanno i laser. Alcuni sguazzano nella loro cacca. Che cos'è il loro raggio che non mi fa danno nemmeno se paro? Coagulo di putrescenza. No, eh. Ma prima si è stornato quello con un colpo. Oh.
Il germoglio sanguinettare. Dai, il sanguinettare, ragazzi. Porca puttana. Ma... brutto bruco di merda. Ma... un'altra delle luci di Cornina. Guarda chi c'è. Madonna quanta vita che avete però. Aia. Che figa, è da Dark Souls 1 che ci portiamo dietro sto mob. Basta. In realtà c'hanno un po' il moveset anche dei cosi rotolanti di Demon Soul, ma vabbè. Sai che c'è? Ti lascerò lì. Avrai del tempo per riflettere su ciò che hai sbagliato. Cos'è questa merda? Oh cazzo. Dannazione, questo è un brufolo di gomboni, ragazzi. Carini, loro le fanno piccoline. Vai, però c'hanno un bordello di vita anche loro, eh. Sono gli scheletrini di Nito, sì. Chi è quello? Perché di lui? Oh mio Dio, no! I cosi leonini, oh mio Dio. Ma io che ho fatto per meritarmi ancora questi mob? No, Carlo si topo che gira. Purtroppo a memoria così sto ricordando anche il moveset. Questo è nuovo però. Preoccupante se ricordo il moveset. Carlo si topo che gira. E che cazzo? Merda. Preso. Hai rotto i coglioni. Muori. Ah. Un'altra luce di Cornina. Cornina, perché hai radunato qui questi animali? Vuoi costruire un'arca?
Quante anime mi servono? Mi sa che le abbiamo. I 7.000, 13.000 me ne servono. Guarda là. Seicentoventisei anime. Molte rune. Che vuol dire molte rune? In quante me ne dà, scusa? 5.000, no, troppe. Ah. Facciamo attacco, dai. Solo di una aumenta l'attacco adesso. Male, male, molto male. Che vuoi tu? Eh? Prendere il libretto, no? Adesso. Potrebbe essere un capolinea questo. Ora troverò un trasportino, qualcosa che mi prende e mi fa volare via. Lui prega di volare ai tuoi piedi. Santa Trina, e mo chi cazzo è Trina? Devo restare fermo a aspettare, devo buttarmi? Secondo me devo buttarmi. Devo buttarmi, mi lancio, vado. 3 2 1 Vado. Devi buttarti, vabbè. Hello. Mi dir, sei tu? Sei qui? Chi è? Che cazzo è quella roba che sta arrivando, ragazzi? No, no, no! Non così! Ma è l'orfano di Kos? Non è l'arma dell'orfano di Kos quella? Tra l'altro, ma avevo capito che cazzo dovrebbe essere quell'arma. C'è frenina. C'è una frenina tranquilla. Lui si sta impegnando. Il suo cavallo non tanto. Puttana, mai una volta sono riuscito a stornarlo, eh. Bene, ti rollerò e basta. Che fai ora? Che buone.
vabbè, ma non le puoi rifare già. Non gliene frega un cazzo. Cazzeggiato troppo. Molto particolare, eh? Tritino da cucina per il prezzemolo. Che carino il tritino. Ok, deve morire subito per un semplice motivo. Mi rompe i coglioni andare fin lì, visto che devo ogni volta far ste scale e buttarmi di sotto. Deve morire subito. Se può morire subito. No, la mia stamina sarà un colpo super patente, però. Guatta! Ci doveva rompere in due tutta la mappa di Elden Ring, cazzo, altro che. Tipo King Kong Gun. Dio buono, è difficile colpirlo però, eh. Guarda! Niente. Come senso hanno ste fiamme? Non riesco proprio a capire come funzionano. Mannaggia l'assideramento! Madonna! Sì, sì, andiamo a vedere i costumi da bagno adesso, appena Celenina ha cenato. Andiamo a vedere quel troiaio. Sì, non si riesce a capire come colpirlo, ragazzi. C'è anche stunnarlo, ci sono riuscito per puro culo. Fa ridere che sbuca fuori dall'angolo in fondo, però, eh. Madonna, sto cazzo di cavallo di merda.
costume sia andato via. Guarda lì che attacchi che fa. Un pazzo. Sto provando ad oggiare ste fiamme, ma se sbaglio mi fa un bordello di danno. Almeno il cavallo potevano farmi usare per fare ste scale. Che palle. E io giro. Sì, sì, lo faccio. Lo sto facendo, non vedete? E allora. Mi ha preso. Dai, neanche il tempo di rollare però. Non ho visto, ho finito la stamina. Niente. Niente, in un modo o nell'altro trova sempre il modo di incularmi. Gira, gira, gira. Prima a pararlo tutto sto boss, davvero. E dai, un attacco anche dopo che gli è tornato il coso in mano. Ma cosa fa? Mi ha colpito col ruggito del cavallo. Famoso cavallo che ruggisce. Ecco, anche qua ogni volta sembra che sia il momento adatto per colpirlo, invece no, un altro colpo subito dopo. Madonna, come si confonde sto boss. E io giro, lo faccio.
Sì, riuscirò a fare un altro giro completo. Guarda, 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 guarda. Presto, liquidina, puoi farcela. Liquidina, liquidina. Niente. Guarda, te va anche troppo lontano. Calma, Flenina, devo uccidere anche questo. Non dovrebbe volerci molto. Preso, bastardo malefico. Vabbè, neanche il tempo di andar lì. Se vado molto lontano, non gliene frega un cazzo al gioco che vado molto lontano. Niente. Porca troia, ci è riuscito comunque. Via l'assideramento. È patente, Cenerina, molto patente. È morto. Come mai gli facevamo così tanto danno? Questo sarà un boss da rimembranza, ragazzi. Peccato, questo andava fatto tra i primi. Carino questo, questo mi è piaciuto. Perché aveva un nome così di merda, però non gli hanno neanche dato un nome proprio a questo povero stronzo? C'è molta ingiustizia verso questo boss, non mi piace. C'è molto razzismo. C'è veramente molto razzismo. Vergogna, From Software, vergogna, vergogna, vergogna. Puh, 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 puh. Permette di ottenere molte rune. Sempre 5.000. Non quella! Vabbè. Aveva un nome del cazzo il boss, non si chiamava Gianluigi il guerriero dei Bagigi. Si chiamava solo Cavaliere Putrescente. Wow.
Quanti boss mi mancano ancora, Xerino? Abbiamo il leone minchione. La puttana. Il povero stronzo. Quella che canta insieme ad Albano. Lo stronzo di prima. Mesmer. È il più grande dei figli di Troia. E il drago. C'è Satoshi. Vabbè, l'albero. Penso altri però. Dai, almeno altri tre ne mancheranno di boss cazzuti. C'è anche un altro leone, mi avevate detto. Due leoni. Ma qua che c'è comunque? Perché la strada continua? No, il germoglio sanguinettare. Bocciolo di Santa Trina. Non so cos'è, non so cosa rappresenta, non so com'è arrivato qui, non so chi sia Trina, ci sono troppe cose che non so. Per poter dire, no ragazzi, è qui, è Trina, ecco dove è finita, dai. È quella che era partita, insomma, per un lungo viaggio. Guardate dove è finita. Abbiamo letto così tanto di lei, cercato di imparare così tanto della sua storia e poi va. Poverina. Chissà se è riuscita a fare il suo obiettivo. Della lore possiamo dire che sono molto profano, Secondo me se qualcuno guardasse veramente queste live, figa, si incazzerebbe. Mamma mia. Qua ancora non mi avete detto cosa c'è, che è pieno di cazzi. Questi sono palesemente dei cazzi. Voglio sapere cosa c'è al centro di tutti i cazzi. Nessuno me lo vuole dire. Anche qua ci sono dei cazzi. Perché ci sono i cazzi? Dico frastagliato. Vabbè, hai finito, Frenina? Il cavalier Gomboni ci ha lasciato. Non ce lo dico, non so neanche dove andare adesso. C'è l'albero, mi hanno detto che sta tutto a nord. Sarà qua? Però mi avete detto che devo fare anche cose. Prossima live, dai. Sì, ma almeno da uccidere tutti i boss di rimembranza, se no non ha senso aver comprato sto DLC. Ok che Radano è morto, il DLC è già finito in teoria, però... neanche a lasciarlo così. I boss rimasti sono comunque carini, dai, vale la pena vederli. Poi per come sono conciato io non ne ammazzo manco uno, First Try, ma neanche a pagarmi oro. Quindi... non c'è quella cosa che, vabbè, ma ormai hai ucciso già quelli più forti, quindi quelli più deboli, fai easy. No, perché ero talmente tanto scarso quando ho ucciso quelli più forti, che sono comunque scarso anche per quelli deboli con sto personaggio, quindi perfetto.